Al di là del luogo molto simbolico che è l'Angelo Mai, un tentativo oggi a Roma di rimettere in piedi, dare forza e guardare avanti per i comitati territoriali di Lista Tsipras, Roberto. Sì, è il percorso che avevamo promesso. In campagna elettorale abbiamo detto che non era un percorso che finiva con le elezioni, ma che anzi aveva il compito di riunire il vasto mondo della sinistra e fargli respirare un'aria nuova. Ecco, questa assemblea è il modo attraverso cui ci rimettiamo in cammino a prescindere appunto dalle elezioni, ma con la consapevolezza che il risultato elettorale è stato importante. Abbiamo tre figure che ci rappresentano in Europa e con le quali possiamo creare anche un cammino italiano. Nasce qui la nuova sinistra romana con progetto nazionale? Non ti azzardi a dirlo? Forse è prematuro. Diciamo che questa assemblea è molto importante, è molto buona, intanto perché è stata svolta. Il fatto che qui ci siano tante realtà, che non solo quelle che hanno fatto la lista, ma anche molte altre esperienze che sono importanti in questa città, che insomma hanno deciso di scegliere questo ambito comune, questo è un grande passo in avanti. Ci vuole un po' di pazienza, un po' di temperanza, ma anche nello stesso tempo un pochino di creatività, di fantasia, di slancio. Questo è il progetto della Lista Tsipras. La Lista Tsipras nasce per l'Europa, continua ovviamente a avere l'Europa come punto di riferimento, ma questo deve avere un riverbero anche in Italia, e noi anche in Italia abbiamo la responsabilità di fare un componente di quella sinistra in Italia che poi opererà a livello europeo. Tarza, un intervento molto appassionato il tuo, tanto per ricordarci che della sinistra fanno parte anche le lotte. È questa la sede dove può rinascere una sinistra romana? Beh, questa se sarà in grado di allargarsi alla società reale, neanche quella civile, anche a quella incivile, perché appunto se, finché parliamo solo a un ceto già di sinistra, conserviamo il minimo sindacale, o noi apriamo una prospettiva per cambiare l'Europa, ma cambiare anche Roma, anche il nostro paese, e questo lo facciamo con i soggetti reali, i migranti, i precari, chi non arriva a fine mese, con quei soggetti che appunto sono interessati al cambiamento e anche con delle idee, dei linguaggi nuovi, oppure appunto facciamo una cozzaglia di cose vecchie che sono anche abbastanza inutili. Ancora parlare di sinistra, ecco, forse bisogna cominciare a un po' cambiare anche i termini. Noi crediamo che sia bisogno di altre forme di democrazia, trovare altre forme per mettersi insieme, per stare insieme. Bisogna riattivare i meccanismi di partecipazione, di passione. Noi oggi siamo qua per un po' ascoltare questo processo che ha innescato appunto l'altra Europa di Tsipras, però crediamo fortemente che bisogna veramente rompere vecchi modi di fare, vecchi sistemi, insomma, quando si dice la fine dei partiti, ecco, poi bisogna portarla veramente fino alla fine, questo processo di fine dei partiti, se vogliamo attivare dei processi veramente nuovi. Per cui io spero che questo sia l'inizio di un percorso che appunto guardi davvero a quello che è successo con Tsipras in Grecia, che anche partendo da una forza piccola, all'epoca c'era più o meno il 3-4%, è riuscita a capire come parlare alla maggioranza del paese, cioè avere una vocazione maggioritaria. Su questo abbiamo delle battaglie da fare da domani, contro la svendita del patrimonio pubblico, contro la privatizzazione dell'acqua piuttosto che dei servizi pubblici locali in generale. Su quello piuttosto che sulla tutela dell'ambiente e dei diritti dentro il mondo del lavoro, e su questo appunto credo che cose da fare ce ne sono a bizzeffe, c'è un'agenda di cose possibili da fare. Il problema è costruire anche una cultura politica che ci consenta appunto di farlo davvero insieme. C'è il margine oggi di farlo? Beh, io spero di sì, però appunto non vorrei eccedere in ottimismo. In settimana grosso terremoto sia umano che politico all'interno di SEL. Praticamente la parte, non chiamiamola di destra, ma meno di sinistra, ha deciso di allontanarsi, forse di confluire nel PD. Questo può dare nuova linfa a questo aggregato? Noi dobbiamo guardare a noi stessi. Non facciamo il tifo per quello che succede dalle altre parti, però siamo consapevoli che in Italia esiste un grande mondo di sinistra, di persone che vivono la crisi in difficoltà, e che queste forze politiche che esistono e che si richiamano a dei valori che sono quelli della sinistra non corrispondono. Quindi
quello che facciamo noi è costruire uno spazio che raccolga un'idea di società che ha a che fare con la sinistra.